mi sono appena reso conto di avere un problema con la Insta, ovvero più che un problema con la Insta sono io che ho un problema. Non l'ho impostata in modalità video pro, ma in video normale, e quindi probabilmente tutte le immagini che avete visto sono girate così, perché lei quando messa in modalità pro fa un formato quadrato che poi si può orientare e stabilizzare in post produzione. Ieri mi sono completamente dimenticato di impostarla così e quindi è venuto quel che è venuto. È la mia parte creativa. Allora, giornata di oggi, finiamo il tetto, c'è da sistemare il palco e da mettere il telo, quindi penso che adesso partirà un time lapse di noi che facciamo questa cosa qua, oppure no, boh, chi lo so. Ciao! Niente time lapse, abbiamo caricato AX oggi. Più o meno ci siamo, gli altri ragazzi montano le luci e finiscono tutto quanto, io torno al cinema perché è arrivato il finimondo, tutte le persone che chiedono le cose, io devo... evviva! Tutto prende forma molto piano piano. Una roba che mi ha sempre affascinato dei cinema, adesso vi faccio vedere, è questa. Queste carrucole, da lontanissimo, non so da dove partono in realtà, comunque da un'altra stanza di là, portavano la pellicola dei vecchi proiettori. Adesso la usano per i cavi, però pazzesco, pazzesco, sono quelle piccole cose che mi affascinano sempre un botto. E ora ci sono i proiettori così, quelli senza la pellicola, con l'HDMI. Ma si sono mossi sti fali. Ci ho cambiato anche la modalità. Allora, l'indirizzo è 337 e 386. Meno male che te l'ho detto, che non erano spinti. Arrivo! Tieni duro, Yeti. Tieni duro, tieni duro. Yeti, la macchina del fumo e voglio spegnere. Sì, però ce l'ho anche incendio. Ok. Bene. Mi stanno facendo abbastanza impazzire, ma ce la farò. Uff, se ce la farò. Flat, eh? Guarda almeno. Apro, gira. Thank you.
non riesco a capire questo cambiamento drastico di video, se è un vero cambiamento drastico di video oppure no. Fatemi sapere se c'è del cambiamento drastico di video oppure no. Allora, il discorso delle carrucoline me l'ha spiegato ancora meglio il mio amico Ivan. Praticamente ci sono due sale e la carrucolina serviva perché con una pellicola sola proiettavano in due sale con un po' di differita la lunghezza del tragitto. Wow! Non si vede nulla, immagino. Mi sono dimenticato di salutarvi per questo giorno, l'avvertivo. Sono tipo le 11:30. Buongiorno. Più o meno. Ma non gratta più. Allora, non lo so se riesco a gestire questo ritmo coi video, non lo so. E in teoria questo dovrebbe essere il terzo della Siberia. Mi chiama Ivan perché sono un po' in ritardo. Allora, siccome è nevicato, andiamo a capire se sul tetto è. No, c'è anche quella lì. No, guardavo. C'è un po' di neve. Salgo con tutti e due dietro? Sì. Sei saltata. Non gli faccio niente questa roba. Ci va qualcosa di duro, altro che la scopa. Ti ho preso. Beato tu che guadagni tutti questi soldi a discapito. No, impara anche te a guadagnare sulla schiena degli altri come faccio io. Lo so. Io guadagno. Lo so. Vi ricordate il video, quello dove vi facevo vedere
il discesone che facevo coi pattini, ecco, arrivavo fino qui. Questo era l'arrivo. E quando ero piccolo, adesso non mi crederete, ma giuro che è vero, qua, là sotto, non c'erano quelle case, c'erano due pioppi giganti che salivano a su dritti qua. E una volta un tipo ubriaco si è messo in piedi qua, c'era un sacco di neve, tipo 2-3 metri di neve sotto, e ha detto io sono Gesù, e si è lanciato prendendo tutti i rami del pioppo nelle costole come Rambo, ed è arrivato giù vivo. Vivo. Se io non mi allaccio le scarpe, inciampo, batto la testa e muoio, e lui è Gesù. Io no. Grosso è fatto, abbiamo mangiato, ci sono io in mille. Ora torniamo a vedere il tetto, la neve, se si è sciolto un pochino, e a risolvere le cosine. Rimpampero. Abbiamo tirato alla morte il telo, c'è un pochino di sacchine di acqua, però insomma tutto bene. Allora. Credo che sono arrivato al punto che non riesco più a gestire questa cosa. Sono al buio che sto tornando a casa, sono le 11 e non riesco più ad avere coscienza di quello che sto facendo, nel senso che faccio clip così a caso e non ho un'idea chiara. Quindi il montaggio in camera andato, idee andate, sto un po' sbarellando. Credo che questa sia la conclusione di un video, in teoria dovrei avere abbastanza materiale per chiudere il terzo video della Siberia, ok? E adesso ci sono 2 giorni di diretta di SkyTG24 in cui non farò grandi cose, come vi dicevo. Cerco di riorganizzare le idee. Spero di non sparire. Non mollo!